Ed eccoci a tavola. Bene, benissimo. Bene. L'avete visto come ho apparecchiato? Va Complimenti, bene? tavola apparecchiata benissimo, con gusto e con raffinatezza. Ho Ha visto che chicca? Ho visto cercato il suo il collare. tovagliolo col collare, tovagliolo a smoking, complimenti, molto brava, Invece lo veramente. chef Lo Dentone ha chef, voluto fare un un fiore. fiore, sì. Ancora, Invece e che al suo mio collega bellissima che mia cravattino, molto io invece bello mi sono fatta l'abitino l'abitino da bene sera, elegantino. l'abitino da sera proprio bello E benissimo poi lì avete, siccome ho cucinato io, se volete prendere visione del allora io menù. vedo qui un menù fatto veramente con gusto veramente bello posso leggerlo? Sì. Vediamo un attimino. Allora, bello, Me lo sono creato così. un menù in pergamena, posso leggere il menù? Abbiamo delle lasagne al salmone di un sogno magico di altri tempi, un filetto di Cupido e del crepe del Gran Perché Cavaliere. sarà lei poi, eh? E questa poi è una bella sorpresa per Insomma, me, veramente una sorpresa. Io ce la metterò tutta e vi farò delle crepe splendide. non so io come è finita in Vedrete cucina. Vabbè, poi le ho crepe rischiato, splendide. oggi corro un rischio perché è il colmo No, ma penso per che. cucinare con delle eccellenze così. Sarai stata all'altezza No, Io vedi, no, Alessandro, a me piace la sfida, piace, piace capito? osare, Quella, osare, spingere, spingere un andrà a po', puntino, a tutto molto puntino. Hai bene. visto, l'ho dipinto io? L'ho visto, ho visto tutto. Cupido, Cupido, ho l'angioletto. visto, molto bello. Complimenti, mi piace moltissimo. Ma poi c'è una pergamena. C'è Ma una pergamena che sono un po' curioso è di curioso, il sapere. cavaliere, come mai? È un po' che guardo questa Però quella lì pergamena si e non. aprirà Cosa ci sarà? solo al momento che ho degustato le sue crepe. Perfetto, allora aspetterò quel momento. Quindi Io ce la adesso, farò tutta per le crepe, così poi sono bene, curioso di intanto leggere la adesso pergamena. arrivano le lasagne, Va benissimo. eh? Ecco, quindi direi facciamo un brindisi, un altro brindisi. Certamente, ben Qui volentieri. per l'occasione dobbiamo Grazie. ringraziare il Gran Café de Filla Oh, che ha messo a sì. disposizione questo vermentino dei Colli di Luni. Quindi, visto con le lasagne al salmone, ci vuole un Certo. bianco, Allora quindi. ringraziamo il signor Pietronave. Que ça serait charmant sur terre, un pays où les gens viendraient, que par plaisir pour se distraire, ou dans ce but tout serait fait. Combien ça serait sympathique, un pays où l'on ne s'occuperait ni d'affaires ni de politique. Stasera mi sento un po' coccolata, Stasera, anche se sì. ho cucinato, però Stasera è penso fra che. due collari, gran Ma maestri della infatti, ristorazione, infatti. che. Ecco, intanto prima facciamo un brindisi, Sì, così viva! di nuovo, e Sì, viva, vivano anche i nostri telespettatori che ci seguono se con fossero tanto calore. Grazie. Lei fa parte dell'associazione Amira, Ecco. quindi ci dica un po' come è strutturata, Allora. quanti soci, D'accordo. quante Allora, delegazioni ci sono io e che faccio. cos'è. Perché non Allora, tutti partiamo sanno. dall'associazione Amira, Associazione Maître Italiani Ristoranti e Alberghi. È nata nel 1954 a Milano al Gran Café Savini, Savini sotto la galleria, e di sei soci. E poi piano piano ha cominciato tutte le altre sessioni. Noi in Liguria siamo stati la sesta sessione a essere iscritti. La Mira cos'è? Raggruppa tutti questi grandi maestri, grandi soci, maître, vice maître, giovani amirini. Adesso la Mira ha aperto le scuole, le porte anche alle scuole alberghiere.
perché vuol farla conoscere bene. La Mira non è un'associazione a scopo di lucro, è un'associazione amicale dove si è tutti amici, dove ci si aiuta tutti, E dove ci quante si chiama. delegazioni ci Allora, sono? delegazione ne abbiamo 42 in tutta Italia e anche in Europa. Ne abbiamo in Francia, in Svizzera, in Germania, in Inghilterra. Paio d'anni fa è stata aperta una delegazione a Mosca, dove c'erano solo tre soci, tre mezzi italiani che hanno aperto questa Logicamente, delegazione. E mi bello. sembra che quest'anno sia Siano un po' di più. 5-6 mezzi italiani che lavorano a Mosca. Ultimamente è stata aperta un'altra sessione nelle Bermuda e anche lì abbiamo sei soci che lavorano alle Bermuda. È una bella Quindi, associazione importante. che aiuta moltissimo, ci si Fate anche aiutiamo, formazione? sì, facciamo anche formazione, facciamo anche dei corsi e tra di noi ci si aiuta moltissimo, ci si scambia il personale, ci si Certo. aiuta, insomma, ci si dà una mano in quello che si può fare. Attualmente siamo 4.200 iscritti Mamma mia, tanti. Soci. tra maestri, soci, aspiranti soci, amirine donne e giovani amirini che sono i ragazzi delle scuole alberghiere. Io dico che l'associazione è una cosa bella per un giovane. Certo. Molti dicono: cosa dà la Mira? Ecco. La Mira non dà niente, la Mira ti dà Ti solo apre le porte. l'iscrizione, però ti dà un Un aiuto. aiuto. Un aiuto, dice, un domani io vado a Apre le Firenze, porte, apre le infatti. porte, dice, maestro, sono senza Esatto. lavoro, quest'inverno cosa fai? Ti Faccio. mando a San Moritz, vuoi andare? Esatto. Chiamo il collega San Moritz e dico, hai mica bisogno di questo ragazzo? Certo. Certamente, tra di noi ci Certo, si quindi è una aiuta. È una collaborazione, specie per i collaborazione e giovani, poi è bello perché interessante. è un'amicizia che ci conosce tra tutti. Sì. Noi abbiamo una volta all'anno il nostro congresso nazionale, l'anno scorso l'abbiamo fatto ad Assisi, quest'anno andremo a Firenze, al Grand Hotel Baglioni, Sì, conosco. di cinque, io non so, non conosco molto Sì, Firenze, però mi hanno detto che è un bel albergo. bello, ci sono E stata. andremo Bello. lì nella prima settimana di Sì. novembre per 5-6 Certo. giorni. Ogni anno col collega Giovanni Perché partecipiamo anche il suo sempre. collega fa parte, anche lui, Certo, anche vero? lui, Anche lei fa sì, parte. certo. Anche io faccio Maître. parte Sì, poi. dell'associazione, grazie all'associazione mi hanno dato questo collare del Gran Ecco, Maestro. parliamo un po', scusi, se la interrompo. Cosa rappresenta Allora, questo il collare? collare viene dato al socio quando arriva all'apice Al della top. carriera, al top della carriera, al Loro. collega che abbia fatto delle belle case, al collega che, insomma, Che si sia se lo è dimostrato nella meritato. sessione, Certo. che abbia fatto qualcosa per la sessione, che abbia portato dei colleghi, che Colleghi, sì. abbia aiutato dei ragazzi nella sessione. E che abbia le E che spalle abbia le spalle coperte, e coperte, l'esperienza, l'esperienza. perché la Mira non dà il collare così per Infatti. niente, uno deve avere Sì. un bel curriculum, delle belle Vero, case, certo. insomma, deve aver fatto, è arrivato in cima In alla cima, scala, e voi diciamo. siete arrivati in cima. E io per esempio, come vedi, sono arrivato Gran Maestro della Sì. Ristorazione. E poi ho avuto un'altra Ah, onorificenza dalla questa non la Mira. so, Sì, questa è fresca, allora. allora sì, un'altra onorificenza che sono anche cavaliere dell'Ordine Enogastronomico di Santa Sì, Marta. ecco. È un'onorificenza che viene data a Bene. un socio o due al massimo Cioè, all'anno. all'anno. E questa onorificenza l'ha creata il Papa Giovanni Paolo Ah, II. pensi. Allora, la Mira. E quando abbiamo fatto il congresso a Roma, sono andati in delegazione in Vaticano Sì. e sono stati ricevuti da Giovanni Paolo II. Secondo. E dice: ma voi, maître, non avete una santa protettrice che vi Ecco. protegge? No, il nostro presidente ha detto no. Dice: allora da oggi,
vi metterò Santa Marta. Santa Marta. Santa Marta sarà la vostra protettrice. E il presidente da quell'anno lì ha cominciato a fare tre cavalieri dell'ordine enogastronomico di Santa Marta. Santa Marta, bello questo. E va che io sono stato il primo cavaliere dell'ordine enogastronomico, il numero uno, e il collega Giovanni. Un applauso, ce lo facciamo. Il primo numero uno che mi è stato dato a Civitanova Marche, al congresso, non me l'aspettavo, era una sorpresa. E difatti ho a casa io il diploma del cavaliere di Santa Marta, cavaliere enogastronomico, ed è il numero uno. E poi ogni anno ne fanno uno, due, dipende se ci sono gli elementi validi. Se lo è, meritato sicuramente. Io ho fatto una grande carriera. Sì, dopo magari ne parliamo. Benone, volevo chiedere una cosa a Alessandro. Prego, tu stasera, ho detto, sei in veste di, presidente della... cuochi. Esatto. Parla un po'. Noi, cosa consiste? Come gli amici della Mira, intanto voglio sottolineare che è un piacere essere con due persone per di questa caratura, invitato, assolutamente, di cui hanno fatto la storia soprattutto nella nostra zona, nel Tigullio degli alberghi, entrambi, tutti e due sono stati bravissimi. Noi fra l'altro condividiamo con la Mira Solidus. Solidus è l'associazione che raggruppa tutte le associazioni di categoria, quindi la Federazione Italiana Cuochi, la Mira, i barman, ai direttori di albergo, alla portineria, alle persone che sono che lavorano nei piani, insomma tutta una serie di associazioni che rappresentano tutto quello che è il mondo alberghiero. E vi ho fatto, mi è stato chiesto qualche giorno fa, ci sto pensando se voglio fare il delegato di Solidus per la Liguria, perché è scaduto il mandato del nostro presidente regionale e mi ha chiesto se faccio questa cosa. Siccome ne ho tante, ora sto vedendo un po' di pensarci. Niente, io sono da poco stato eletto presidente della Federazione Italiana Cuochi, sezione di Genova e Tiguglio, che abbiamo riattivato a gennaio, da poco che abbiamo riattivato, e la Federazione Italiana Cuochi raggruppa quasi 21.000 soci in tutta Italia, siamo tanti. veramente tanti, abbiamo sezioni e delegazioni dappertutto. Genova era un attimino stata messa da parte, addirittura la prima a Rapallo, un po' per limiti anche di età, di tanti colleghi che erano diventati anziani e non seguivano un po' più l'associazione. Abbiamo voluto riattivarla e siamo, come dicevo Franca, ripartiti all'inizio di gennaio, subito dopo le feste di Natale. E da lì abbiamo creato questo nostro sodalizio, diciamo, genovese, che conta già un 150 iscritti. Tanti. Quindi siamo veramente tanti. E non abbiamo ancora tesserato i ragazzi della scuola alberghiera, ci metteremo perché in questi giorni. Perché fate anche formazione. Noi facciamo anche formazione. Poi abbiamo il comparto delle lady chef, quindi tutte le donne iscritte hanno il comparto lady chef, dipendono sempre comunque dall'associazione nostra, però abbiamo fatto questa cosa a parte. E poi abbiamo una cosa bellissima, a mio avviso, che è quella del Dipartimento Solidarietà ed Emergenza, ovvero noi in tutta Italia operiamo quando ci sono calamità naturali. Bello, e soprattutto, infatti, l'ultima calamità, per fortuna, che risale da qualche anno fa, quella di Amatrice, l'associazione è stata oltre 400 giorni presente ad Amatrice, dove lì abbiamo gestito le mense, dove cerchiamo insieme agli uomini e alle donne della Protezione Civile di dare un po' un menù diverso, perché comunque se no arrivano là sempre pasta al pomodoro e arrosto. Allora noi con la nostra esperienza portiamo un po' di felicità diciamo, nei momenti tristi. Difficile. Anche noi abbiamo fatto, io sono reduce dal congresso che abbiamo fatto a Catania l'1 e il 2 aprile, è stato un congresso bellissimo, oltre che essere una città bella come Catania, è stato meraviglioso, dove abbiamo rieletto il nostro presidente nazionale, che è Rocco Pozzulo, che si sta dando da fare molto, il suo secondo mandato, e devo dire che è una persona molto in gamba, a cui tiene molto. L'associazione è cresciuta veramente, cresce continuamente. Anche perché c'è da dire che, perché qui stasera ho la figura del maître e dello chef. Esatto. Che, quindi già in partenza c'è una collaborazione, perché si sa che il maître senza lo chef è la cosa principale. Lo chef senza il maître è vero. Guarda, io vengo da una generazione dove questa c'era anche un po', tra virgolette, diciamo, sempre un po' di competizione, no? C'è sempre stato, loro che sono più grandi di me ancora di più, però io ho sempre
visto questo in maniera positiva. Positiva. Nel senso, certo, inutile, bisogna collaborare, perché noi quello che dobbiamo dare è la soddisfazione al cliente, è il servizio, ma al, certo, cliente, che il cliente è la nostra prima fonte, e quindi non dobbiamo assolutamente... Perché il cliente, se non si tratta bene, è tutto... Cioè, no, e poi loro hanno un grande compito, quello di essere davanti al cliente. Noi siamo dietro. Sì. Ora, negli ultimi anni, noi cuochi siamo anche un po' più davanti, anche noi. Che, però, scusa se mi permetto, però io ho l'impressione che viene messo più in evidenza lo chef del maître. Esatto, ma un bravo, io dico sempre questo, avere la possibilità, avere la fortuna di avere un bravo maître in sala, come sono i nostri amici stasera, che hanno fatto, abbiamo, ripeto, infatti, la storia agevola anche il nostro lavoro, cioè il nostro lavoro, infatti, diventa sicuramente più facile, perché comunque riusciamo ad avere un rapporto poi bello anche con il cliente, perché sì che il cliente mangia il piatto che ha fatto lo chef, ma gli va anche spiegato, gli va anche trasmesso in un certo modo e servito in un certo modo importante. Posso aggiungere una cosa? Sì. Il nostro presidente dice sempre che per avere un buon successo in un ristorante bisogna avere il maître, non c'è sala senza cucina e non c'è cucina, esatto, senza sala. Non c'è prima. Esatto, sempre. Sempre, sempre. Il connubio del maître e lo chef è molto molto importante. Io in tutti i posti dove ho lavorato, dove ho sempre visto così, l'accordo fra il maître e lo chef è essenziale. Ed essenziale. E il cliente se ne accorge. Il cliente se ne accorge. Maître, posso avere, guardi, un attimo, chiedo allo chef se è possibile. Esatto. E il cliente si sente già coccolato, si sente coccolato perché dice, guarda, il maître, prima di dirmi sì, va a chiedere allo chef se è possibile. Esatto. E questo è importantissimo, ma anche per lo chef un domani. Certo. Dica allo chef che ho mangiato bene, dica allo chef che sono rimasto contentissimo. Come si chiama il vostro chef? Certo. Diciamo che il maître è un po' il capofamiglia della assolutamente, sala, bravo, gestisce, bravo, i cavalieri, è un po' il padre, quello, sì, vero? Esatto. Vabbè, adesso diciamo ci che lo chef lasagne. È il regista, è il regista, è l'attore, è il primo attore, esatto. Ricordatevelo sempre. Va bene, benissimo, bene. Allora possiamo disfare, sì, questo splendido. Peut-être pas connu dans la noblesse ou chez les snobs. Quand on veut me trouver, faut qu'on s'adresse dans tous les petits bars. On lit mon nom sur toutes les glaces et sur les ardoises des bistrots. Le tabac du coin, c'est mon palace où le soir je retrouve mes poteaux. Ma pomme, c'est moi, je suis plus heureux qu'un roi. Je ne me fais jamais de mousse, en douce, je me pousse. Les hommes, je le croise, font du souci, pourquoi? Car pour être heureux comme ma pomme, il suffit d'être en somme. Cavaliere, abbiamo gustato il primo, me la sono cavata. È andata bene, è andata lasagne bene, buoni, quella lasagna è buonissima. Okay. Complimenti. Senta, intanto perché deve ancora cuocere il secondo, volevo chiedere come e quando hai iniziato a fare questo mestiere. Allora, io ho cominciato all'età di 15 anni, nella mia Cremona. Sì, io sono cremonese, però adesso vive a Rapallo. Vivo a Rapallo da 45 anni. Sì. Allora, ho iniziato 15 anni in un ristorante di Cremona e io ho iniziato come cuoco, perché lo chef di questo alberghetto ristorante era un cugino di mio papà. E allora mio papà gli ha detto, vuoi mica mio figlio che ti dà una mano in cucina? Va bene. E sono andato in cucina. Però le dico, chef, che non mi piaceva. A 15 anni, tutte le mattine, io e un altro ragazzo dovevamo fare la salsa verde, pulire il prezzemolo, sbucciare le patate con la cordina, con quel coltellino curvo. Non c'erano le pelapatate come oggi. Ed era dura. Invece vedevo i ragazzini di sala
belli, bianchi, il fiocchettino, ben tutto pettinati, scarpe lucide. E io li guardavo, dicevo no, io voglio andare in sala. E così ho chiesto a un ragazzo, non c'è bisogno, dice, ma lo dico, dice, al caposala. Sì. Gliel'ha detto, arriva il caposala, lui sa, tu è vero che non ti piace fare il cuoco? Era un po' lì, sa, 15 anni, un po' titubante, pauroso. Vuoi venire a lavorare in sala? Bene, allora da lunedì puoi incominciare. E da lunedì ho incominciato in sala. Però il problema era dirlo a mio papà, che avevo cambiato, e mia madre che mi copriva, stai calmo, ci penso io. E allora ho incominciato in sala. Allora da lì ho incominciato e sono stato lì un 2 o 3 anni. Poi un bel giorno arriva un signore e mi dice, senti tu, non vuoi venire a fare la stagione a Sestri Levante? Magari. Al Grand Hotel dei Castelli. Era il 1960. Gli anni più belli. Ecco, il proprietario era il signor Pilla De Queirolo, sì, di allora. E sono arrivato a fare la stagione ai Castelli a Sestri Levante. E da lì ho cominciato, sono partito. Giovanissimo. Ho incominciato nella sala da pranzo, ma la mia intenzione era sempre di andare all'estero, perché vedevo che mi dicevano gli anziani, gira, vai nei migliori alberghi, impara le lingue, che vedrai che un domani ti serviranno, vuoi far carriera, vai. E così ho preso la palla al balzo e sono andato all'estero. E ho cominciato. Ora poi ne parliamo. Voglio la stessa domanda chiedere al suo collega. Prego. E lei com'è stato? Io ho iniziato alla Betulla di Canossa di Reggio Emilia, a Trinità. Perché lei è di origini? Sono di Canossa, comune di Canossa di Reggio Emilia, proprio dove c'è il castello di Matilde di Canossa, sì, la famosa Matilde. Adesso vive qui a Rapallo. Vero? Adesso vivo con la famiglia qui a Rapallo, ma appena posso scappo e vado in Emilia. Sì. E così per caso facevo l'autostop, perché io facevo il falegname, avevo 15 anni, e facendo l'autostop mi ha dato un passaggio il responsabile del ristorante La Betulla, un ristorante bellissimo. Io, come diceva Attilio, vedevo i camerieri tutti bianchi, vestiti bene, lui mi sembrava chissà che, e ho iniziato a sabato e domenica al cameriere e durante la settimana al falegname. Falegname. Alla primavera ho mollato il falegname, ho continuato a fare il cameriere e così poi da lì hanno cominciato a dire devi andare alla scuola alberghiera, come sono andato alla scuola alberghiera di Modena, che allora era alla Salvadora, e poi si è spostata a Serra Mazzoni, ho fatto i 2 anni di scuola alberghiera, nel frattempo andavo a fare le stagioni e poi forza di andare a fare le stagioni e rientrare, alla fine sono diventato istruttore di scuola alberghiera, ho fatto 10 anni alla scuola alberghiera di istruttore, ho fatto l'istruttore, sono arrivato a fare il vice direttore della scuola alberghiera, andando avanti, poi lavorando sempre a fare le stagioni. Sono andato all'estero, in Inghilterra, prima a Birmingham nel 78, poi nell'84 a Londra per imparare le lingue. E poi ho lavorato qua in zona al Grand Hotel Europa di Rapallo come maître. Ho lavorato 15 anni al vis-à-vis qua a Sestri Levante. E gli ultimi 15 anni li ho fatti al Miramare di Santa Margherita come primo maître, che è stata una casa stupenda, meravigliosa. Un'esperienza bellissima, fantastica. Per me sono stati i 15 anni più belli della mia carriera, dove sono andato via, che mi hanno festeggiato con tanta gioia, e questo mi ha fatto piacere. E così sono stato iscritto alla Mira, che avevo 25 anni, ero tra i più giovani iscritti alla Mira. Sì, perché si è incominciata a 15 anni, come qui il cavaliere. A 25 anni ero il primo, ero giovanissimo, ed ero già iscritto alla Mira. E con Attilio eravamo già in contatto, già negli anni, perché io sono venuto il primo anno qua in zona, che è stato nel 75 all'Hotel Europa di Rapallo. E ho conosciuto Attilio. Attilio l'ho conosciuto anche allora. E ci siamo contattati ogni tanto. C'è anche una bella amicizia da anni. Sì, c'è una bella amicizia e una bella collaborazione. C'è sempre stato tra noi, anche negli anni passati. E poi
da quando, adesso che sono in pensione, posso aiutare più a Tiglio da una mano, perché prima... Sì, perché diciamo, lavorando. Voi siete in pensione, sì. Io dico in congedo, sì. Pensione, sì, siete sì. Ancora giovani, sì. Però vi date ancora da fare, sì, so che vi chiamano... Sì, abbiamo fatto dei bei servizi, dei bei banchetti, ne abbiamo tanti, cioè, da elencare. Mettere così eccellenti, certo. Delle regate abbiamo, pochi, abbiamo organizzato delle regate Pirelli assieme ad cosa abbiamo organizzato la serata delle 120 famiglie migliori al mondo di Bulgari, quando era Portofino, eravamo noi gli organizzatori di Bulgari. Abbiamo organizzato tutte le regate della Rolex, a partire dalla Giraglia alla regata storica e alla regata con la scuola di Milano. Perciò abbiamo lavorato in collaborazione tanti anni. Mentre facevamo questo, lavoravamo anche in albergo. Cioè, era un lavoro in più. Chiedevamo ferie quel giorno o un aiuto quel giorno, oppure un orario. Che facevamo sia uno che l'altro, facevamo sia l'albergo che la regata. È vero. Quando si tratta di regata si parla dalle 1500 alle 3000 persone. Sì, a pasto. Certo. Bravi, veramente. Eccezionali, complimenti. Veramente abbiamo fatto un gran bel lavoro in passato. E siamo ancora sulla brecia, perduto. Perché vede, questo mestiere entra nel sangue e non si riesce a dimenticarlo facilmente, perché è un mestiere anche di impegno, sta a contatto con la gente, di tanto sacrificio, però è un mestiere che dà anche tante soddisfazioni. Poi il contatto diretto così con la col gente, pubblico, col pubblico, è bello, è bello un bel mestiere. E un consiglio che do a un giovane, di farlo bene, farlo con amore, seguire sempre chi ne sa di più, chiedere sempre consigli con umiltà e chiedere sempre consigli e fare dei sacrifici, perché il sacrificio è quello che costa, però rende molto. Questo è un bel messaggio per il giovane, e io lo dico sempre a un giovane: io tornassi indietro lo rifarei di nuovo, con tutte le fatiche. Una cosa che rimpiango in questo mestiere è il sacrificio, l'impegno, come dicevo prima. Io ho due figli e non me li ricordo. Che avendo la famiglia, volevo chiederle, lei che ha girato tutta l'Europa, cioè come è riuscito? Avendo la famiglia non è facile, però è riuscito, io ce l'ho fatta. Io ho due figli, non mi ricordo quando erano piccoli, devo vedere le fotografie di quando erano piccolini, che l'estate ero via, l'inverno ero via. Però non le ho mai fatto mancare nulla. Certo. E insomma, il mio impegno, il mio sacrificio, il mio sudore a qualcosa era reso. E di questo ne sono contento. E io però aggiungerei che sua moglie, come si chiama? Sua moglie? Virginia, è una santa. Anzi, io la ringrazio per avermi sempre sopportato e sempre aver preso parte di me quando io non c'ero, certo, e i figli li ha allevati lei, ha fatto da padre e da ma madre, e io non ero molto presente, però insomma quando potevo tornavo, e la ringrazio ancora. Quindi all'occasione. Esatto. Invece tu, Alessandro, sappiamo che hai incominciato anche tu da piccolo, tutti i bambini, sempre. Però se tornassi indietro faresti le stesse cose? Ma io, guarda, rifarei tutte le cose che ho fatto, e assolutamente, a me piace questo lavoro, e come diceva il maestro giustamente, è una cosa che quando ce l'hai dentro non riesci a farne meno. Come tu sai, io avrei dovuto fare il pescatore in teoria. Sì, certo. E ora poi mentre sentivo parlare di regate mi viene in mente che il papà una Giraglia l'ha vinta, quindi so anche di cosa parlano di questo. Sì. Quindi è una cosa che mi viene in mente, che il mio papà anche spesso non era a casa, veniva sempre fuori a fare regate in barca a vela. Certo. Però ripeto, questo lavoro è un lavoro che ti porta comunque ad avere la possibilità anche di girare il mondo, di imparare tanto, di fare tante cose. Quindi io quello rifarei tutto. Io ho iniziato, insomma, che, ripeto, volevano che facessi il nautico, poi il nautico l'ho fatto fare a mio fratello. Sì.
Assolutamente. Certo, no, no. Io ho cominciato e mio papà mi diceva: ma vai a lavorare in cucina, non lavoro, sì, non fa più nessuno, questo e quell'altro. Insomma. E a me piaceva e piace tuttora. Quindi dico, poi a quei tempi magari era più visto per una donna. Ma sì, no? Esatto, poi perché, era proprio. Insomma, ecco, io quello che dico sempre e che insomma, racconto. I tempi sono cambiati. Sono cambiati quindi molto. E che racconto sempre, dico, io adesso ho 43 anni, ho iniziato che ne avevo 14 quando ho fatto la prima stagione. E dico, se mi avessero dovuto dire ormai quasi 30 anni fa, perché erano 30 anni fa, che il mondo della ristorazione, la cucina, tutto quello che è, riuscivamo a fare questo, io non ci avrei mai creduto. Quindi dico la verità, tutto quello che è poi l'esposizione mediatica che ha avuto il nostro lavoro, certo, no? Quindi non avrei mai l'evoluzione che non avrei mai pensato. La cosa bella è che comunque ti dà delle possibilità, ti dà delle possibilità di imparare tante cose. Io insomma ho avuto tantissimi maestri e uno di quelli, vabbè, al di là dei maestri della scuola e tutto, che ricordo sempre con affetto, ci mancherebbe, io una delle persone che ho imparato di più per quello che è la mia parte moderna di questo lavoro è Simone Ruggiati, che è uno chef molto noto televisivo, e con Simone siamo ancora in contatto, ci sentiamo, e Simone mi ha insegnato, da lui ho, insomma, ho appreso un po' la parte, quella un po' più, diciamo, chiamiamola tra virgolette, del mondo dello spettacolo, di questo lavoro, con Simone, che tuttora è uno che è molto sulla cresta dell'onda. Mi ha fatto capire determinate cose. Poi mi piace anche la vita del ristorante, perché quella è la nostra passione, la nostra bella cosa, quindi ci mancherebbe. E soprattutto, come diceva giustamente il maître, è l'insegnare, cioè i giovani, quello che vogliamo noi trasmettere è trasmettere veramente qualcosa ai giovani, e questo è un bel lavoro. Poi, detto bisogna da fare uno che è giovane. È giovane. Quindi, perché diciamolo. Vabbè, sentite, adesso siccome sarà pronto sarà quasi bisogno il filetto, perché noi ti guardiamo, se mi permettete, ti guardiamo in cucina, perché va bene, avrei piacere di sapere. Ma anche perché dobbiamo dire una cosa, è stata coadiuvata da un bravissimo cuoco che è Roberto. Roberto, no? Sì, Roberto, già detto, abbiamo lavorato anche assieme, Roberto è proprio una persona, è uno di quei giocatori semplice di quantità. Poi l'umiltà, la semplicità, qualsiasi cosa. Io oggi, detto tra, poi ora lo posso dire, gli ho rivoluzionato la cucina. E immagino, ha avuto una bella giornata difficile. Difficile, infatti sarà stanco, ma vabbè, comunque. Vediamo. Ma contento di averlo fatto. È contento, no, poi è rimasto soddisfatto. È scabroso le donne studiare, donne sono il uomo, la disperazione, donne fuori sono cosa ha fatto la Franca, guarda un po' la Franca cosa ha fatto. Franca è un fenomeno. Fenomeno la Franca. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Il mio regalo per voi, il filetto di Cupido. Ora, grazie, vieni qua, vieni un po' qua. Vieni un po' qua, Robby. Grazie, grazie, perché mi ha sopportato, perché voi chef lo sapete. Avere un'intrusione in cucina è una cosa, quindi mi ha seguito benissimo. Grazie, grazie, grazie a lei, grazie a te. Grazie, mille. Grazie. Allora, Tiglio, tu ce lo servi. Donne, 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 sì. Adesso vi spiego un po' dove io mi sono ispirata. Va bene. Allora, io anni addietro ho avuto il piacere di girare un po' in Europa e ho girato i più grossi ristoranti stellati, hotel, quindi dalla Francia, Belgio, Madrid, Londra. E questo, io siccome ero appassionata di cucina, io devo dire che ho imparato a cucinare proprio mangiando, gustando. Avevo queste capacità che io assaggiavo un piatto, riuscivo a scoprire cosa, come era fatto. Cosa, quindi poi andavo a casa e lo riproponevo, lo facevo. Questo filetto mi è stato servito, che voi conoscerete sicuramente, al ristorante Café Royal.
a Londra, al Caffè Royale di Londra, di Londra, sì, che sappiamo 9 stelle, è lì vicino a Piccadilly, sì, Piccadilly, ecco. Sì. E lì aveva proprio un amico di famiglia, il signor, sì, Ambrosini, che era un italiano, sì, e come sono arrivata proprio l'ha fatto in mio onore questo, questo filetto. E la cosa che mi ha sorpreso, perché il filetto praticamente è un filetto in crosta, certo, e sono state le verdure alla griglia, che io non avevo mai mangiato così, perché di solito noi qui mettiamo zucchine, poi mettiamo melanzane, pomodori, invece questo è stato fatto anche con la frutta, quindi ci saranno le mele, il cetriolo, il melone, il radicchio, tutto grigliato, quindi c'è questo connubio di frutta grigliata con carne, e poi siccome io sono una creativa, sì, ho voluto creare con l'ananas questo, questa, il fagiano, e l'ho inserito dentro a questo bosco. Complimenti. Bosco, perché io amo dipingere, Olieri. Ho voluto mettere la mia creatività in cucina. Senza i pomodori è come un giardino senza fiori. Che sarebbe il mondo senza americani? Io non so se poi sarebbe un gran vantaggio. So che se Colombo non faceva il viaggio, ci sarebbe il mondo senza pomodori. Senza di te non c'è più gusto, la vita ha il sapore giusto, solo se posso assaggiarti, solo se posso mangiarti, solo se posso sentirti, solo se. Un po' alla norma senza melanzane, il purè di fave senza cicorione, se non c'è il basilico non c'è più il pesto, le patate lesse senza olio d'oliva. Senza di te non c'è più gusto, la vita ha il sapore giusto, solo se posso assaggiarti, solo se posso mangiarti, solo se posso sentirti, solo se. Quando vedo che si colgono le olive, dico pensa tu come verrebbe male, senza l'olio buono la nostra insalata, stare insieme senza una risata. Senza di te non c'è più gusto, la vita ha il sapore giusto, solo se posso assaggiarti, solo se posso mangiarti, solo se posso sentirti, solo se. Sono i pomodori, dico pensa tu cosa sarebbe fare un piatto di pasta senza i pomodori, è come un giardino senza fiori.